Bentornati e benvenuti nel mio canale. Oggi, frugando nella mia borsa, sapete che quando si cambia borsa si trovano cose che... Oddio, ma veramente esisteva questa cosa nella mia borsa? Oh mio Dio! Ho trovato un bel po' di cose dentro la mia borsa che non mi servivano, ma alcune cose che mi hanno ricordato scene di questo periodo che ho portato quella borsa. Ho deciso di farvi vedere cosa ho nel mio portafogli. Voi non ci crederete mai, ma io uso il portafogli, il portafoglio come volete, taccuino, chiamatelo come volete, lo uso come scatola di ricordi più o meno, perché ci metto tutte le cose che quando vado in giro mi possono ricordare di quel posto. Io mi attacco facilmente alle cose materiali e mi piace questa cosa, e quindi cerco sempre di portare un po' di quei posti con me. Allora, questo innanzitutto me l'hanno regalato i genitori del mio ragazzo. Portafoglio semplicissimo, molto carino. Non so da dove incominciare. Incominciamo con le carte. Sì, le carte che trovo. È la tessera sanitaria, che io non ho quasi mai usato. Poi c'è, vabbè, la carta della mia banca. Poi c'è la mia carta dello sconto del lavoro, la Privilege Card. Abbiamo il 25% quando andiamo a comprare in altri negozi. E poi c'è, vabbè, la PostePay Evolution, che uso con i soldi dei regali italiani, diciamo, quando è Natale o quando è il mio compleanno. I miei genitori, i miei nonni, chiunque sia, mi ricaricano i soldi sulla PostePay. Poi c'è ovviamente qua davanti la mia patente. Una scappata di casa. Mi ricordo ancora il giorno dell'esame della patente, mi sono divertita un sacco. Sono stata subito promossa sia alla teoria che alla pratica, e facevo veramente troppissimi test. Infatti il segreto è fare test, più test fai e non ti bocciano. No, è vero, il segreto è fare i test, test su test, almeno 20 al giorno. Spenderete un po' di tempo, ma almeno non spendete soldi per rifarla. Poi qua davanti, ah vabbè, questa è la gift card di Boots, che se avete visto i miei recenti video sapete che cos'è questa. Comunque è una gift card presa con i punti del mio lavoro, che mi ha fatto comprare delle cosine da Boots con i soldi che avevo accumulato negli anni. Poi c'è la carta di Nandos, che vado spessissimo da Nandos ma non la uso mai, cioè completamente vuota. Ogni volta che vado da Nandos mi scordo sempre di passarla. E questo è il bigliettino del mio, come posso spiegarvi, del ragazzo che quando vado in banca lui mi aiuta sempre in tutto, quello che al quale mi affido, diciamo, ecco, c'è il numero dietro, il nome, tutto quanto. Allora, qua davanti non c'è assolutamente niente. Qua dentro sembra che ci sono un bel po' di soldi, ma in verità sono tutti spicci e la maggior parte sono euro. Ad esempio, il primo che tiro su sono 2 euro. Povera! Poi qua dentro, questa è una cosa dolcissima, veramente dolcissima, che mio zio David mi ha regalato per il mio compleanno, per Natale. Io ho ottenuto questa, che è la carta del regalo, ovviamente. Mi ha regalato dei calzini stupendi con il pelo, che adesso vi farò vedere perché ce li ho. Allora, sono antiscivolo, ma dentro c'è tipo il pelo di pecora, e siccome io ho sempre freddo ai piedi, mio zio mi ha regalato questi calzini. Ma la parte più bella del regalo non sono stati i calzini, è stato il biglietto, cioè la cosa che lui mi ha scritto sulla carta. E c'è scritto: con la speranza che ogni volta che i tuoi piedi saranno freddi non possa scaldarli nessun uomo all'infuori di questo pensiero. Di zio, sei solo mia, auguri. Allora, mio zio è sempre stato super geloso di me e io mi sono sempre sentita, tra virgolette, protetta di questa cosa, quindi me lo sono tenuto strettissimo questo bigliettino, perché mi fa troppo ridere, mi fa troppo piacere che lui mi scriva queste cose. Conosce Teo e ci sta in buoni rapporti, nessun problema. Però mi fa piacere che anche se ho 23 anni comunque mi scrive queste cosine, perché è ancora geloso. Qui ci stanno le pasticchette. Sempre là dentro ho trovato
Un'altra carta costa che ovviamente non serve perché chi lavora è inutile che si registra per il wifi perché tanto credo che sia già registrato, comunque a me non funzionava questa carta quindi credo che eravamo già registrati. Questo è il biglietto della metro di quando siamo andati a Napoli, io e Matteo con i nostri amici siamo andati a Napoli un giorno perché avevamo una coppia di amici di Napoli e quindi abbiamo fatto un viaggio a Salerno e per riportarli a casa siamo passati da Napoli e abbiamo fatto una giornata a Napoli, questo è il biglietto della metro, io sono completamente innamorata di Napoli, cioè non lo so, ci ho lasciato un pezzettino di cuore, questa era quella di Matteo. Da che parte si deve vedere? Cioè le foto della mia mamma e del mio papà, di quando avevano 16 anni, che ridere, buffissimi, sono veramente carini e le tengo come l'oracolo, mi voglio troppo bene ai miei genitori, la macchinetta è sempre un problema metterla a fuoco. Guardate quanta roba c'ho qua, vi giuro non so cosa possa essere. Prima cosa, una matita di Kiko con un capello sopra che non ho mai messo, questo colore qua mai messa, vi giuro. Un gratta e vinci che ovviamente non abbiamo vinto, che abbiamo preso quando siamo andati in montagna a Udine con i genitori di Teo. Questa cosa non so cosa sia, però firmato è una cosa di soldi. Cos'è? Ah, di una casa che abbiamo dovuto firmare per il deposito. Vabbè, perché quando fai il deposito devi firmare della consapevolezza che stai facendo il deposito. Quindi c'era quel foglio che diceva che stavo facendo il deposito. Un'altra carta di costa, che ovviamente non funzionava anche questa, perché se non funzionava la prima io ne ho presa un'altra per vedere se funzionasse, invece no. Questa era la mia stilista che poi ha cambiato posto, io ho scoperto la Pearl Wax e me la faccio da sola a casa la ceretta, quindi non ci vado più. Un elastico che può sempre servire, no? Entro il portafoglio. Un altro foglio immenso. Non mi chiedete perché, ma ho un biglietto aereo della ragazza di mio fratello. Glielo restituirò appena posso, non mi chiedete perché, vi giuro non lo so, cioè vedete cosa tengo io, scontrini di qualsiasi cosa, Wagamama, quando sono andata a pranzo, non mi ricordo se è stata la volta con mio fratello o se è stata la volta con Farida, una mia amica. Poi questo foglietto, con il nome di una ragazza che fa la commessa nella mia città quando sono andata giù, è stata veramente gentilissima con me e quindi gli ho chiesto il nome e il numero, molto amichevole io. Lo scontrino di Ikea di quando sono andata l'ultima volta a comprare due tavolate, che poi mi sono detta ok Sofia non comprare niente che devi risparmiare, poi ho comprato e mi sono detta ok tieni lo scontrino perché almeno quei soldi ti rifai le ore per guadagnare questi soldi. Non l'ho più fatto ovviamente. Questo è un dollaro degli Stati Uniti che mi diede mio fratello prima di partire a Londra e che io tengo come portafortuna, lo adoro, è bellissimo, poi usato, non lo so, c'è quel profumo di carta, non lo so, è bello, mi piace un sacco. Vabbè, questa potremmo anche evitarla, ve prego, vorrei cambiarla ma non si può. E questi due sono i Birg, si chiamano Birg? Sì, si chiamano Birg, di quando siamo andati a Roma con i miei genitori e Matteo e io li ho tenuti ovviamente per ricordo. Questa cosa anche ho trovato dentro. Carry Japanese, Spagna. Ah, l'ho presi a Barcellona quando andai a Barcellona con un mio amico e ho preso questa cosa. Ancora ce l'ho. 2 anni fa andai a Barcellona. Ok, questo è stato il primo deposito della mia prima casa qua a Londra, tantissimo tempo fa, c'ho ancora la ricevuta, se sa mai. Cartellino di H&M che non ho la minima idea di che cosa. Ah, questi due, vabbè. E il cartellino da bagnina perché sono bagnina e il cartellino del mio porto d'armi, guardate sempre la foto. E come ultima cosa, sempre un bigliettino di mio zio, qua su, zio Davide come al solito,
che quando mi diede i soldi del mio compleanno, che andai in Italia, mi diede dei soldi per regalo e mi scrisse questo bigliettino. Quando eri piccola, speravo tu rimanessi bambina, ma sei troppo cresciuta, tintinutini, troppo. Comprati un burka. Fantastico, cioè mio zio trova sempre queste perle di saggezza assurde, cioè. Comunque, questo è il quanto c'era nel mio portafogli. Adesso vi sfido, tra virgolette, a mettere un video dei vostri portafogli e di quello che avete dentro. Voglio vedere tutta la roba che avete dentro il vostro portafoglio. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, mettete tanti pollicioni in su. E niente raga, quando avete fatto il video scrivetemi un commentino, vai a vedere il mio video, ti ho taggato, bello. E quindi niente raga, vi mando un grandissimo bacio, un grandissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo video.